Ok, via. Allora, numero uno del Presidente, programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia-Alpha 2013, partecipazione al progetto Best of Buone pratiche e salute turismo, orientamento futuro. Poi andiamo alla numero 11 del Vicepresidente. Numero 11 e 12 sono due rinnovi di accreditamento, una a TIR Tuttorici. Segui sempre te, Marco Tassi. Non so di chi sia competente per me. Problema zero. Marittimo e la parte generale sì. Qualcosa seguilo tu, poi se devi interessare i colleghi lo dici. Undici vicepresidente, due rinnovi di accreditamento, effettivamente Tortulici e Livio Corno. Numero 13, il vicepresidente, legge 6688, articolo 20, accordo di programma, investimenti al 2013, liquidazione della spezzina, conto di anno 2018. Numero 14, assessore Barbagallo, regolamento CE, 1698-2005, programma di sviluppo rurale, 2007-2013, rettifica e integrazione alla deliberazione della giunta 160. Qui chiudiamo anticipatamente il bando che avevamo aperto sulla attività privata, quindi avete sentito bene, perché abbiamo comunque una valanga di domande, e quindi non abbiamo più, anche se integriamo con questa domanda 4 milioni di più. In tutto quanto mettiamo in campo, in tutto? 9,5. Poi numero 15 dell'assessore Berlangeri, una riscritta, approvazione del nuovo schema di convenzione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica in Puglia, il Touring Club italiano per la promozione. Numero 16, assessore Berlangeri, osservatorio turistico regionale, approvazione piano dell'attività anno 2014. Numero 17, assessore Voicano, fondi immobiliari di auto in sociale, la fase di accreditamento avviata con deliberazioni del 550. Si farà qualcosa di nuovo alla fine? Si spera di sì, perché ormai ci sia già un certo fondo che è di 32 milioni e mezzo, formato da Cassetto di Prefetti che ha messo 19 milioni, dalla Cariste che ne ha messo 10, dalla Fondazione De Mari che è Carisa 3 e la San Paolo che sta mettendo fondi anche lì. Quindi possiamo raccontare con questo fondo, però ci saranno altri fondi che verranno. E aspettiamo anche la Carige, che in questa situazione si è dichiarata non disponibile per la prossima. Nel numero 18, deliberazione 1287 del 2012, bando per la riqualificazione urbana e l'intervento sociale nei piccoli comuni, integrazione delle modalità di attuazione dell'intervento di realizzazione a FIRSE per concessione e finanziamento per il momento di interventi antirabili. Sì, perché qui avevamo 38 progetti, no, sono gli altri che sono i 38 progetti dei piccoli comuni, no? Che non sono ancora partiti perché il Ministero non ci ha messo a disposizione i fondi che adesso ci stanno mettendo. Però partiamo già con i nostri. Abbiamo fatto uno screening di 38, 23 hanno tutte le carte in regola per poter partire con i lavori, quindi 23 su 38 partono, 15 stanno facendo le ultime pratiche, poi le autorizzeremo, tanto il Ministero ci darà già i soldi. Numero 19, assessore Boitano, legge regionale 10 del 2004, Arte Genova, autorizzazione svincolo patrimonio di edilizia residenziale pubblica, immobile in Genova. Dico ragazzi, localizzazione con edilizia sovvenzionata pari a 1.695.792,23 per acquisto recupero stabili via Retta e via Don Colleri a Recco. Sì, qui è uno spostamento di finanziamenti precedenti che poi sono stati surrogati con altri finanziamenti, in particolare Vito del Dragone, Piazza Cavour, Dico Ragazzi, che hanno avuto in via Giustiniani altri finanziamenti. Questi finanziamenti li spostiamo su via Retta per l'acquisto della sanità che è già stato fatto. Per 57 alloggi e 3 alloggi a Recco, e quindi è semplicemente lo spostamento di fondi, perché è sempre di ERP tra le quattro vie che ho detto prima, i quattro interventi in quelle vie e via Resa. Qua di Retta è grosso. Quell'edificio molto grosso, è dell'ospedale Pastorini. Anni 20, anni 30. Cosa facciamo? Case? Sì. Case ERP o? Tutto ERP. Sono case. Ma qui stiamo concludendo i lavori su questo. Via Retta? E invece quello di Recco cos'è? Sono tanto tre alloggi di via Retta. Intervento piccolo, non so.
Numero 20, assessore Briano, articolo 18,2, legge regionale 38 del 98, ricorso in opposizione, avverso di GR 31 del 2014, pronuncia negativa di valutazione impatto ambientale sul progetto di discarica di rifiuti non pericolosi in località Mangina, in comune di Borghetto Vara. È ricorso in opposizione in cui noi confermiamo la pronuncia negativa di compatibilità ambientale. Non so bene come funzioni il meccanismo del ricorso in opposizione. Se ricorda la ragione del fatto che c'è un parere negativo, può fare là, può fare un ricorso in opposizione al precedente. La legge prevede che venga valutato di ritorno in comitato tecnico, il quale valuta se ci sono degli approfondimenti, delle nuove. Dei nuovi dati sulla base dei quali da rivedere i pareri, in questo caso è stato ha confermato il parere. Non c'erano nuovi dati, non c'è nessuna nuova verità in grado di fare modificare il caso. Poi contro questo provvedimento può essere inoltrato il ricorso, vabbè, solito. Numero 21, assessore Briano, programma di cooperazione transfrontaliera 2007-2013 Italia-Francia-Alcotra, approvazione e proposta di progetto Natura 2000 e convenzione di cooperazione transfrontaliera, bando per la presentazione dei progetti semplici 2014. Numero 22, sempre programma di cooperazione Alcotra, progetto RIST presa d'atto della modifica del piano finanziario e individuazione dei successivi adempimenti. Questi qui sono già assegnati un assessore. Sì, ne abbiamo Alcotra. Sì. Però... diciamo quelli che vengono a me li fai. No, ma li coordiniamo comunque sempre. Siccome io non li seguo per niente. Tanto li seguo tutti. Ho parlato alla Presidenza, non so perché li segui, quelli che sono incagliati. Comunque il quadro generale c'era lui, poi ognuno di noi si. C'è una data, pratica, c'è anche noi oggi qui ne abbiamo una. Numero 23, assessore Briano, attuazione e programmazione regionale in FEA di quella di GR 381 del 2013, modalità presentazione progetti per la realizzazione interventi da parte dei CEA del sistema regionale azione, costruiamo insieme una Liguria verde, sicure per tutti, secondo edizione. Numero 24, assessore Rambaudi, legge regionale 11 del 2006, istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile, piano annuale 2014, adempimenti previsti dall'articolo 8,4, impegno di euro 200.000 ad Arcel. Numero 25, assessore Rambaudi, sostegno al coordinamento regionale delle politiche giovanili in ambito distrettuale, impegno di 95.000 euro. Numero 26, assessore Rambaudi e vicepresidente, criteri di ordinamento della lista d'attesa integrata sociosanitaria per i ricoveri definitivi per persone anziane in RSA e residenze protette liguri convenzionate. Questo spenderei un minuto perché credo che è il risultato di un lunghissimo lavoro tecnico che darà la possibilità di avere liste di attesa trasparenti, visibili anche in informatica per inserimenti nelle PNSA che tengono conto di punteggi sia sociali che sanitari e che quindi mettono maggiormente in collegamento anche per le coperture di spesa aule comuni. E quindi voglio dire ogni numero 27, assessore Rossetti e Vesco, decreto 38 del 21 marzo 2014 dell'Agenzia Liguria Lavoro concernente il bilancio esercizio 2013, determinazioni conseguenti. Numero 28, deliberazione numero 6 del 7 marzo 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'ARSU concernente il bilancio di esercizio 2013, determinazioni conseguenti. Numero 29, assessore Rossetti, approvazione degli esiti delle procedure di mantenimento dell'accreditamento degli organismi informativi secondo monitoraggio. Numero 30, assessore Rossetti, esami di qualifica percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa per il corrente anno scolastico 2013-2014, disposizioni inerenti le date di esame e la disciplina generale. E poi la 32,
Assessore Vesco, autorizzazione all'alienazione a favore di ATC SPA di La Spezia, di immobile sito in località Lagoscuro, comune di Vezzano, Ligure, acquistato con contributo regionale, legge regionale 33 del 2013. Numero... Però ci danno un contributo? No, fanno una parte della permutano, fanno un altro affare di sorte, manteniamo il vincolo su quello nuovo che hanno, mantiene sempre il vincolo, la destinazione tutta e ancora del finanziamento. Il numero 33, assessore Vesco, rinnovo della convenzione approvata con deliberazione 718 del 2011 con FIS per la gestione delle procedure di erogazione dei contributi ex articolo 13 legge 68-99, impegno di euro 20 milioni. Poi ci sono la nostra sanità, abbiamo salvato. Allora, del vicepresidente Centro e assessore Rambaudi, Centro Vada Sabatia, Segesta Gestioni, via Italia. C'è Claudio? Sì, sì, c'è. Allora mi aspettiamo un attimo. Allora aspettiamo un attimo. Allora andiamo a quelli del... Allora, assessore Adriano. Conclusione. Allora... Sabazia. Sabazia. Chi parla? Lorena, dai. No, abbiamo fatto gli incontri con l'ASL, gli incontri tra di noi sui tre livelli di verifiche con tutte le relazioni delle tre commissioni e poi abbiamo fatto un incontro con l'azienda, uno con i sindacati e questa mattina prima della giunta invece a Savona ho già incontrato la provincia, ASL e sempre azienda per il tema dei corsi di qualifica per riqualificare il personale. Sono emerse una serie di difformità diciamo dalle regole dell'autorizzazione accreditamento. E quindi con questa delibera noi manteniamo la sospensione dell'accreditamento e chiediamo ovviamente il ripristino di tutte le condizioni che permettono l'accreditamento stesso. C'era una questione che ho posto io prima a Claudio, se che non manca una scadenza che forse sarebbe opportuno mettere, perché noi diciamo finché l'azienda non mette in atto, però forse una scadenza va messa. Sono bloccati gli ingressi? Sono bloccati gli ingressi perché la sospensione dell'accreditamento prevede il blocco degli ingressi e non è scritto esplicitamente nella delibera perché poi è un atto che fa l'ASL, però diciamo che la cosa concordata è che si chiude il modulo 3D, anche perché parte delle famiglie, insieme alle famiglie, l'ASL di provenienza che aveva inviato i ragazzi hanno comunque deciso per l'inserimento in altre strutture anche più vicino a casa, nel loro territorio, nei campi di ragazzi di Genova e Imperia. E per quelli che desiderano rimanere lì in quella struttura c'è anche un'opzione all'interno della struttura stessa perché un piano era dato in affitto ad un altro ente gestore che si occupa proprio di disabilità, quindi diciamo che si riuscirebbero abbastanza a combinare le esigenze anche espresse alle famiglie e desiderate dalle famiglie con una necessità comunque di far venire meno quell'attività che in cui si è dimostrata comunque al di là dei fatti personali degli operatori comunque ha dimostrato dei limiti di capacità organizzativa. Ora purtroppo stamattina c'è una ulteriore notizia molto negativa, è uscito il comunicato ufficiale della Guardia di Finanza che dice che c'è stato un altro arresto di una persona che attualmente non lavora più in struttura, che avrebbe abusato sessualmente di una ragazza e che probabilmente questo fatto era noto all'azienda che infatti aveva licenziato la persona. L'azienda di Vada, sì, ma invece quella cosa che ha denunciato la denuncia
e non hanno fatto la denuncia, quindi questo è un fatto ulteriore molto grave. Dico, il comunicato della Guardia di Finanza di mezz'ora fa, questa mattina, quando ho fatto l'incontro con loro, ero ancora a conoscenza. Che la struttura lì è andata male, invece, per... ma non hanno un provvedimento di progressiva chiusura col trasferimento degli ospiti? Tutta la struttura, 200 persone, ovviamente c'è anche un'esigenza che ci vuole in grado, 160, la maggior parte sono persone di vario del territorio che si trova già. Sentite, ma la lettera di, adesso mi spiace di contraddire me stesso, come dicevo di far presto, ma la lettera, diciamo, che ha esibito Malgrati, fatto una verifica. Abbiamo fatto una verifica, in realtà non riguardava maltrattamenti del, insomma, una denuncia legata a maltrattamenti del personale nei confronti degli utenti, ma comunque significativa di un utente di questo modulo 3D che sconfinava negli altri reparti, con, quindi nel reparto degli anziani, con atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri ospiti, quindi come dire un'altra fattispecie. Infatti lui ha giocato l'improvvisazione non avendo noi il testo per lì, ha confuso un po' le acque. Sulle lesioni, sul comportamento degli ospiti, no? Ecco, sul problema della qualifica del personale, che poi tra le cose emerse dalle commissioni è quella più, diciamo, l'elemento tra i più significativi, il fatto che ci fosse comunque una percentuale piuttosto elevata di personale non qualificato. Anche dalla riunione fatta questa mattina volevo chiedere a Pippo, intanto, se possiamo mettere in campo rapidamente di nuovo una verifica province ASL sulle qualifiche di tutte le strutture, perché noi è una cosa che avevamo fatto all'inizio mandato, sui bisogni formativi, cioè capire quante sono ancora in circolazione le persone che lavorano, cioè in circolazione nelle strutture, le persone che lavorano. Che anche la provincia di Savona stamattina mi diceva che è un ambiente dove c'è talmente mobilità del personale, ricambio, che cioè andrebbe quasi aggiornato. Forse dovremmo rifare di nuovo un attimo una fotografia complessiva. Il fatto di aver dato la possibilità ai privati di fare loro stessi corsi di formazione con pagamento a loro carico, cosa che abbiamo chiesto in questo caso molto esplicitamente all'azienda, quindi se la pagano loro, non sarà pagata questa formazione con soldi pubblici, è un'opportunità però che hanno tutti e che appunto tendono forse a non sfruttare a pieno proprio perché c'è un impegno economico. Oltre che un limite, ma che può essere superato anche con un input, un impegno nostro, sul fatto che il personale solo per le discipline sanitarie deve essere nei corsi personale fornito dalle ASL, quindi avendo difficoltà anche loro di personale, eccetera, insomma rischia di incepparsi, cosa che si è verificata soprattutto, mi diceva la dottoressa Berettieri, sulla ASL 3, che non è stato forse un po' meno sulle altre, però anche questo è un tema, ma un tema su cui siamo vincolati perché c'è una linea di indirizzo della conferenza Stato-Regioni che prevede che siano solo i dipendenti delle ASL a fare questa formazione. Allora, oggi abbiamo concordato che partiranno, che si vedranno a breve i tecnici, ci sono tutti i presupposti per far partire due corsi al più presto, che potranno dare la qualifica a tutte le persone, rafforzando un po' quella fase che nei corsi, ma in questo caso chiediamo venga rafforzata, un po' di colloquio iniziale per capire anche la motivazione, l'adeguatezza a poi intraprendere questo percorso. E quindi con questo dovremmo, diciamo, temperare anche quella richiesta giusta del sindacato che diceva però adesso non creiamo 60 disoccupati, in realtà sono meno, insomma, perché c'è un utilizzo anche abbastanza significativo nella struttura del lavoro interinale, giustificato dall'azienda sul fatto che c'è un livello di assenteismo piuttosto alto, comunque è
evidente che non possiamo intervenire sul personale interinale che dovrebbe fornire le persone già con la qualifica. Quindi i corsi di qualificazione in prima battuta riguarderanno persone assunte, addette all'assistenza, che non hanno la qualifica professionale. Credo che, insomma, con le cose concordate questa mattina si riesca a partire a più. Ma queste sono quelle assunte in 448 dopo la vicenda? No, perché uno degli elementi principali delle verifiche ha dimostrato che no. Ovviamente in cui noi abbiamo dato l'autorizzazione e l'accreditamento, il personale in forza aveva tutte le qualifiche. Nel tempo, nelle sostituzioni, persone con qualifica sono state sostituite con persone senza qualifica. Scusate, ma ai dirigenti di queste strutture non competerebbe il compito di assumere una responsabilità diretta, scritta, periodica, perché non è che possiamo fare tutte le cose. Magari noi facciamo poco. Ma il meccanismo è diverso. Cioè, finché noi non troviamo l'autorizzazione al funzionamento, saremo sotto scacco, perché uno che per legge, per aprire una struttura e tenerla aperta, deve avere dei titolati POS, se non vuole investire i soldi e non trova personale disponibile a investire i suoi soldi, perché spesso le strutture fanno più, non deve aprire, e se è aperta non deve funzionare. Ma non hai capito il risposto di Lorena? No? Lorena dice, quando apre sono sempre a posto. Se no non gliela dai. No, però poi dice che a un certo punto se arriva uno, e allora c'è anche molto turno. In quel turnover l'azienda è tenuta a prendere gente col titolo, e se non ha gente col titolo, le associazioni di categoria e le aziende sono tenute a fare i corsi di formazione. Quello che mi stavo chiedendo io, ma non si può configurare una responsabilità di chi ha i carichi dirigenti, perché adesso... Sì, ma infatti io sono d'accordo. C'è abuso della professione, ci sono le multe, spero che rispondano penalmente. Ci sono le sanzioni amministrative, però forse dovremmo anche trovare un sistema, non è facile, però di comunicazione, anche di collegamento informatico. Cioè tu sostituisci una persona, dovresti avere comunque comunicarla in tempo reale. Cioè dobbiamo costruire un sistema. Attenzione, immaginare che se io devo sostituire uno, se devo comunicarlo in tempo reale, devo pagare uno che comunichi in tempo reale, perché c'è la preoccupazione che la struttura non è onesta. E questo colpisce gli onesti, cioè quelli che hanno, quelli con i titoli devono fare una comunicazione in tempo reale alle 7 del mattino. Ma non li io dico che l'approccio sbaglia. Vabbè, mentre mandi tutte le comunicazioni, non è mettere ulteriori regole. Ascoltami, noi apriamo la struttura, apriamo la struttura, e quando la apriamo questa qui è a posto, poi ce ne va una, io vado alla strada, che succede? Ma adesso, ma ci sarà ben magari il controllo che periodicamente può anche venire, ma voglio dire, ma in un'altra realtà c'è il porto, sarebbe un responsabile, no? Cioè, siccome siamo un direttore sanitario, chi è responsabile? Sì, ma in generale, voglio dire, dovranno ben questi certificare. Perché che ci sia un responsabile per cui lavorano, con le qualifiche, non mi puoi dire che è un peso ingiustificato che mettiamo sull'azienda, no? Cioè, se ci vado io non sono adatto, no? Trovate il modo, trovate, ma sì, adesso la cosa di Berlusconi adesso non ci pensa. Hai iniziato oggi. Come si fa a dire che è un peso amministrativo che gli mettiamo il fatto di chiedere che facciano lavorare persone che hanno i titoli per lavorare? Ma c'è qualunque posto, ragazzi. Cioè, è un gruista, non posso dire su una gruista o un gruista. Io penso che invece di mettere ulteriori qualifiche debba essere esercitata il comune e l'ASL. Periodicamente sono tenuti ad andare a vedere i titoli. Penso che
sia solo questo. Nel momento in cui il direttore sanitario utilizza una persona su una funzione che non ha titolo, non so che reato sia, deve essere denunciata e sospesa l'autorizzazione al funzionamento. Vedrai che così le strutture capiscono che c'è l'autorità costituita che non gli consente di mettere l'elettricista sulla gru. Mentre invece noi continuiamo a come dire, costruire un percorso, abbiamo con spesa pubblica FSE dato qualifica a 1600 OS senza titolo. O due volte 800. Allora, 1600 persone le abbiamo qualificate. Questi qui di cui parliamo sono stati probabilmente assunti dopo le qualifiche. Certo. E gli enti non hanno messo in campo risorse per titolare la gente. Allora io posso mettere altre 7 regole. Il problema è che passa l'idea su queste figure professionali che molti possono fare tante cose e che lo fa chiunque, lo assumi e poi ci sarà una qualche certificazione o qualche... E infatti mi abbiamo detto, le province possono mettere sulle politiche ordinarie a spesa pubblica i corsi. In tutte le altre regioni questo non c'è. E tutte le altre regioni fanno a valanga corsi di formazione perché la gente è anche disponibile a pagarsi il corso e diventare OS. È che l'OS lo metti al B e non lo metti al B2. E quindi il non OS che ti fa l'OS ti fa anche risparmiare circa 20 euro lorde, ora dico 20 euro ma non, adesso non mi ricordo più, comunque ti fa risparmiare pochi euro, pochissimi, all'ora. Quindi... Come dire, secondo me bisogna avere lo strumento per cui, secondo me, a questi qua non va sospeso l'accreditamento, va sospeso l'autorizzazione. Se tu ti comporti così non sei più autorizzato a lavorare. Ci metteremo un anno e mezzo a liberarla con la struttura degli utenti. Ci metteremo un anno e mezzo, ok? Se non ho posti letto adeguati per persone malate, io, come dire... E non posso portarle da un'altra parte le persone malate. Però via via ti tolgo l'autorizzazione al funzionamento. Possiamo anche mettere degli indicatori, perché se come dire, l'osti molla la mattina e in due giorni lo sostituisci con l'altro personale. Qui sei costretto a mettere uno che potrebbe non avere un titolo. Ma se sull'organico io ho il 3-4% di personale senza titolo, vuol dire che sei in difficoltà e ti muto. Se inizio a avere dei reparti dove tutti o quasi tutti sono senza titolo, è perché il gestore è interessato ad altro piuttosto che a mettere personale col titolo. Comunque se posso lo ricatta meglio. Allora, sulla questione di emergenza direi che sia Bora che me che questo riusciamo a intervenire in modo rapido ed efficace a risolvere i problemi. Dobbiamo fare tesoro di queste bruttissime esperienze per riuscire a fare il dipartimento di prevenzione, ma siamo noi il dipartimento di prevenzione, nel senso che dobbiamo ripensare le nostre regole, l'occasione è che abbiamo pronta la legge nuova sull'autorizzazione all'accreditamento, il manuale sull'accreditamento. Io chiedo però, perché tutte le volte ne parliamo a spizzichi di questa cosa, ne buttiamo lì delle cose, io mi sono fatta delle idee, delle riflessioni, ce l'ho, sicuramente sia per la questione della formazione professionale ma anche per la sua esperienza professionale precedente, Claudio, cioè dobbiamo metterci lì e tutti questi nostri pensieri dettati anche da sentimenti, emozioni di sentimento, perché sinceramente non è che proprio faccia piacere occuparsi di queste cose, riusciamo a tradurle in norme più adeguate, perché quello è il nostro mestiere, fare norme, dare indirizzi, stabilire delle regole. E quindi proviamo intanto noi, da queste esperienze che ci hanno comunque dimostrato che il sistema delle lacune le ha, altrimenti non saremo qui, senza responsabilizzare nessuno, ma in senso positivo e propositivo di trovare tutti quegli accorgimenti che ci possano far migliorare il sistema. Quindi io propongo di fare una riunione che non sia una riunione di corsa di mezz'ora dove ci si dice solo quello che non va bene, ma dove ognuno viene con i suoi pensieri e proviamo a mettere insieme le cose che invece dobbiamo fare, che vanno bene
di dedicarci 3-4 ore di lavoro, a partire da noi tre che abbiamo le competenze più specifiche, poi da chi vorrà ovviamente partecipare con l'aiuto dei giuridici che devono trasformare, per esempio per quanto riguarda i miei pensieri, dei pensieri che ho abbastanza chiaro, però in norme giuridiche magari questo mi mette, ce l'ho meno chiaro. La sintesi l'ha fatta, scusa, Lorena, bisogna fare così, scusa, io voglio dire una cosa, poi abbiamo mandato a fare così. Sì, io credo che per quel che riguarda questa situazione, risposto bene, la delibera è un po' la sintesi di questo, mancano due cose che chiederei al segretario di vedere poi con i nostri miei uffici, che una è detta male e bisogna mettere un riferimento intanto alla chiusura del modulo 3. È vero che è l'ASL che è il titolare del contratto e quindi in base alle capienze verificate è l'ASL. Però noi dobbiamo dare un'indicazione molto netta, perché qui si dice che, perché c'è sempre una prudenza ai nostri, è meglio che decida qualcun altro, no? Di accertare alla luce della verifica richiesta, eccetera, la sussistenza di cause di recesso, rescissione, risoluzione contrattuale con riferimento alle tipologie di attività erogate nei moduli in cui siano stati accertati gravi pregiudizi, in particolare quello di. Intanto questo va chiuso, che è evidente anche alla luce della cosa di stamattina, che non erano in grado di gestire un modulo di disabilità grave con problemi di altro. La seconda cosa è che è saltata, spero per un refugio, Franco, ci lavorate, è la richiesta di sostituzione della filiera direzionale. Perché fa parte gliel'abbiamo già detto, loro hanno detto che condividono, noi sono il gruppo e devono sostituirli, anche perché io normalmente non... a chi spetta, diciamo, l'input di noi o l'ASL normalmente spetta l'ASL probabilmente, che è a titolare del contratto, però io credo che dobbiamo dirlo, perché cioè, lì c'è chiaramente una responsabilità oggettiva, poi non dico mica che non sia responsabile, è solo altri che le responsabilità soggettive le devono esaminare, ma oggettivamente questi non hanno saputo gestire questa roba. Paradossalmente è ancora più grave che ci siano os che non sono os, no, perché quelli del resto potevano non essere conosciuti, lo accerta il magistrato, quello lo accerta il magistrato, se sapevano o non sapevano, questo ci ha dato gli elenchi e non c'hanno i titoli, allora questo lo sapeva. Il giudice ci mette tutte persone non qualificate. Quindi questa cosa, dopodiché io sono d'accordo con Lorena, affrontiamo le questioni, io porto anche una proposta sulla riorganizzazione dei controlli, perché credo che ci siano delle cose che dobbiamo fare. Era il punto dove volevo. Io sono d'accordo sulla vostra impostazione, però mi sono fatta più volte questa domanda, ma noi non possiamo irrobustire la nostra capacità di controllo, anche perché c'è anche questo il problema. Sì, controlli da vicino, cioè che non vengano fatti da gente che ha... Io non so in che modo, ma di sicuro c'è qualcosa che non funziona. Poi dico un'eresia. Sì. Cioè, perché altrimenti no. Mi sembra che la casistica, come dire, stia andando un po' oltre il normale. No? Abbiamo avuto già due vicende, devastanti, quindi dobbiamo anche noi metterci un po' in discussione. Tutto ciò. A me sembra che il segnale che state prefigurando voi rispetto alle mie difficoltà di come sono riuscita, però sei difficile. Ci stiamo lavorando con Franco, avevo una proposta connessa, non so se è solo organizzativa o se dobbiamo portarla con la legge della valutata, perché è evidente che controlli, a me non fa, io penso che se c'è la gente che picchia, nel momento in cui entra una faccia strana dentro la struttura, non picchiano più nessuno, ma le carte vanno controllate,
alle carte. Questo che mi inquieta, è questo che mi inquieta, perché quello lì è un po' opera di base, insomma, no? L'egoista può commettere un errore quando, diciamo, lavora a modo della gruppa, ma che ci debba andare con la politica di egoista, non deve accadere un po', no? Mi rendo conto, forse non so, bisogna fare questi corsi di formazione sempre aperti, non so. Sicuramente bisogna anche rivedere questa cosa, quindi ritorno prima di parlarne anche con tutto. Tutto buono arriviamo con i tre, dai, va bene, dai. Se no non riusciamo a fare per niente la sanità, cioè la edilizia sanitaria. Del Presidente a leggere ad iniziative di interesse regionale. Del Presidente concessione del patrocinio ed uso dell'oro della regione. Siamo riusciti a metterci come di prima ora, intendo. No, la riprima. Poi del Presidente progetto di bilancio d'esercizio della società per Cornigliano, in diritto per il rappresentante regionale. Poi dell'assessore Briano, conclusione attività protocollo d'intesa di quella di Genova 271 del 2006, parere positivo sulla realizzazione di cabine nell'area soft polo siderurgico di Genova Cornigliano. Questa è quella che mette in moto il tubo l'ultimo pezzetto, giusto? Sì, sì, sì. Praticamente si delibera di approvare, di dare parere positivo alle scelte progettuali di sviluppo Genova e di dire che il protocollo d'intesa ha esaurito la sua funzione, quindi è molto buono. E sì, si va avanti per l'OSI successivo. Del vicepresidente. Già che siamo qui. All'ambiente, ma la famosa questione del portorio si è andata avanti nonostante il fatto del commissario o si è bloccata anche le elezioni? Oggi iniziamo. Vero, grazie. Poi del vicepresidente, approvazione al protocollo di collaborazione tra Regione Liguria, Ministero della Giustizia, ANCI Liguria e Tribunale di Sorveglianza di Genova. E questa è una cosa che poi risponderemo meglio più avanti, e comunque il lavoro per lo svolto a carcere. La delibera va bene, vero? Sì, sì, sì. Allora, del vicepresidente, accordo di collaborazione con agenzie nazionali per i servizi sanitari regionali, impegno di euro 66.728. E seguiamo la collaborazione con Agenas per il attività di controllo. Il vicepresidente, recepimento dell'intesa 24 gennaio 2013 approvata dalla conferenza Stato-Regioni relativa a fondi 2010 da assegnare alle regioni per oneri derivanti da accertamenti medico-legali richiesti per dipendenti assenti dal servizio. Dell'assessore Paita, terzo valico dei giochi, approvazione schema di addendum alla convenzione attuativa del 21 dicembre 2011. Allora, con questa convenzione intanto si ratifica il fatto che sia il COCI va a fare il progetto sul ribaltamento a mare sui cantieri e si modifica anche la previsione di allocazione dello smarino, perché erano circa 400.000 metri cubi, invece si può lavorare su 600.000 metri cubi. Il progetto sarà approvato credo entro la fine dell'anno, quindi dal momento in cui è arrivato il finanziamento, questa accelerazione ci consente di riallinearci. È una cosa abbastanza importante. Scusa Lella, su questo punto del terzo valico, noi abbiamo una riunione lunedì, credo, per questioni di sicurezza. Sì, sentavo. Però credo bisognerebbe affrontare la richiesta che ci venga, come dire, se la dico male, ma insomma, si siano pagati degli oneri per il rafforzamento del personale che noi dobbiamo mettere nei servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro. E in relazione ad altre opere di tale consistenza, soggetti realizzatori hanno messo a disposizione delle risorse.
è un tema delicato, perché noi adesso abbiamo autorizzato diverse assunzioni di tecnici per il settore prevenzione. Però in modo particolare questo dobbiamo dedicarci delle energie, delle risorse. Noi vediamo GETEC, dobbiamo studiare un meccanismo nel quale è stabile. Ci sono altri esempi, vediamo se possono utilizzare. Okay. Sì. Dice che vuole vedere la convenzione con Agenzia sulla luce del decreto e sono i tetti che dobbiamo verificare in relazione alla convenzione. Sì, la prossima giunta. Ciao, la prossima giunta. No, la pensavo così. Allora, poi dell'assessore Vestole, poi collegata anche l'IDL, vabbè, però prima ci sono le atto di indirizzo a FIS per la costituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale. Legge mandato a FIS per operazioni di acquisto automezzi, sempre dell'assessore Vestole. Non c'è l'agenzia a tempo fatto FIS. E poi, vabbè, ci sono ancora un paio di libri dell'assessore Rossetti, ma le facciamo dopo. Allora, il disegno di legge dell'assessore Vesco, disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale per trattare il 2013, riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale. E poi, anche questo, emendamenti del vicepresidente, emendamenti all'IDL 142 del 18 aprile 2014. Forse questa è quella che abbiamo. Poi allora ci sono ancora due delibere dell'assessore Rossetti, tre delibere dell'assessore Rossetti, però un secondo, tanto ci sono gli argomenti, come vedete. Allora che ne arriva tra 10 minuti, vabbè, allora la possiamo, facciamo gli argomenti, allora due sono variazioni al bilancio 2014, assegnazione del fondo per le politiche sociali, annualità 2014, l'altro è sempre variazioni, assegnazione statale di fondi per le non autosufficienze, annualità 2014. Poi un'altra delibera è questa, sempre da Sergio Rossetti. Decreto legge 35 del 2013, articolo 3, approvazione schema di contratto di accesso alla tranche 2014 dell'anticipazione a valere sulle risorse della sezione per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del servizio sanitario. E poi allora, gli argomenti. Allora, gli argomenti, allora, del Presidente, il sacco programma Italia-Francia Marittimo 2013, bando per progetti semplici, per iniziative di scouting, animazione e coaching delle imprese, dello spazio transfrontaliero. Poi, il numero 2 dell'assessore Barbagallo, posizione della Regione Liguria a favore dell'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi nelle bevande analcoliche. E il numero 3 dell'assessore Briani ha un riscritto disciplina in materia di consorzio di bonifica. Allora, per me va bene. Noi dovevamo solo decidere se andare più verso una riforma generale. Ho sentito ieri anche il consorzio, diceva che poi ci vediamo un attimo anche il gruppo, insomma, dare un incontro. Allora, argomento va bene. Guarda, l'argomento comunque è generale. I quattro ambiti va bene, io so che sono alcuni. No, perché rischiamo di fare una riforma parziale in un momento. Vabbè. Poi dell'assessore Barbagallo, partecipazione alla Regione Liguria al programma marittimo, presentazione della candidatura del progetto Atenema. Poi allora, poi abbiamo un altro argomento dell'assessore Berlangeri, approvazione del format per l'iniziativa dall'Expo ai territori. E poi invece c'è l'argomento sulla Riviera. Del 30 secondi facciamo entrare, prezzo catena gialla per cortesia. No, fondo come sempre, però c'è stavolta. Ah, ci sono i dati della scuola che ha chiesto l'assessore. No, di per tutti. Sì, no, ma una volta l'ha chiesto il mio che vi trovate lì. Poi c'è, ci sono le tre schede che presentiamo oggi, non sono cose come dire. No, non sono
un parco, adesso però seguite, poi dopo fate voi, c'è un parco a Campo Rosso già inaugurato, un parcheggio e una strada ceriana che inauguriamo questo mese, e un cos'è? Batteria militare chiodo che inauguriamo domani. Abbiamo tutti di essere un po' stringati, poi ci sono schede Field Commission e diciamo attività produttive legate a Field Commission, ho detto di venire direttamente con Franco Stampa perché avevo capito anche più altro. E poi c'è la sequenza di incontri, eccetera, qui si aggiunge solo 17 l'angiogra con la lagna. Che 28 c'è pure. Se più c'è. Va bene? Ma quando va fatta prima lui? Dai, adesso dedichiamo 40 minuti al discorso salientale. Non lo so, è differente. Sì, poi però stia buono. Sì, questo bravo, giuro. Nuovo per quello. No, ma lo so, però. Allora, accomodatevi se manca la sedia, ce lo dite, magari volete stare vicini o non è un problema. Forse sì, se mai compattate un po'. Io convesco, dura mi compatto. No, ma ci sono anche sedie libere lì, dai. No, passate un po', dicevo il direttore, penso, non a te. Penso che si mettono vicini i direttori e lasciano un po' di posto. Scusa, abbiamo delle immagini da far vedere? Sì, abbiamo 40 minuti purtroppo. No, forse sono immagini meglio, si può? Sì, abbiamo una chiavetta con la presentazione. Sì, da via, via. Nel frattempo Nadia ha fissato l'incontro mercoledì, va Gabriella, penso che possa essere a livello tecnico, forse il due Gabrielli, forse qui, se tutto. Quando è andato lì che sono quando siete a Roma. Ci sono anch'io, posso venire. Ci sono compatibili gli orari, sì. Dai. Sì, l'ho fatta apposta, così siamo tutti qua. Ah, non è casuale. Dovremmo esserci tutti due. Io l'ho piatto martedì, però martedì, pensiamo sia lunedì che mercoledì. Ma Deo era uno stretto promotore di Massimo Rantoni, il nostro competente, insomma. Adesso è cos'è? Capo di partimento. È capo di partimento della presidenza del Consiglio dei Ministri speciale. Il segretario della conferenza. Sì. Delle conferenze. Ma non è una donna il segretario. Quindi c'era Marino, poi sono un amico che ha lasciato la questione pubblica, è un ruolo molto importante. Sì, sì, lo conosco dalla vita, non sono un mondo. Allora, noi adesso vediamo che cosa, Galliera, Ponente. Adesso vediamo Ponente. Allora, introduco poi l'ingegner Gru, illustra. Vuoi mettere qui? Non se ne è. Grazie. Allora, ospedale del Ponente genovese, abbiamo, oggi portiamo questo a stralcio del programma ospedali, poi entro il 30 giugno portiamo tutti gli altri. Sarebbero Imperia, Pietra e poi più avanti invece le riflessioni su San Martino, perché si sta lavorando nel tentativo di rendere coerente quello che si fa adesso con tutti. Per quel che riguarda Ponente Genovese sono state esaminate due aree diciamo di localizzazione, quella dell'ex acciaieria a Casa Villa Bombrini e quella di Erzelli. Sull'area di Erzelli sono stati fatti individuate tre ipotesi diverse e una su quella di Bombrini. Le ipotesi, gli indirizzi che io ho dato
questo lavoro è stato quello di ridurre il più possibile il ricorso alle aree private, perché in tanti casi abbiamo aree pubbliche disponibili, salvo che in qualche caso non fosse assolutamente necessario, e in entrambi i casi ci sono delle piccole o più, un pochino più grandi in una ipotesi presenze su area privata. Direi che poi ne vediamo, è stato fatto anche un lavoro di comparazione dei pro e dei contro di carattere generale, e una prima stima molto generale, molto ampia sui costi, che attualmente ha ancora tante variabili che poi si approfondiranno in relazione alle scelte che si fanno. Su questo percorso io ho fissato un incontro con il Comune di Genova, col sindaco, il vice sindaco, gli uffici, per lunedì prossimo, lo illustreremo e credo che poi con il Comune e i municipi interessati si dovrà dare le scelte che competenze urbanistiche del Comune. Dobbiamo conciliarla con le esigenze sanitarie. Ecco. Prima di dare la parola volevo dire solo una cosa di interesse, perché lei, diciamo, Pippo e Renzo, Pippo non c'è, lo dici tu, di fare un po' di approfondimento, perché già capito cosa mi riferisco a Renzo, nel senso che è arrivato un parere, non dico i commenti di Renzo sull'autorità che siamo in stima, forse già detto tutto. È arrivato un parere che non dice quasi niente, mi dicono che l'ha letto, io non ho avuto modo di leggere, ma quello dell'autority sul suo interesse, cioè che non giustifica il fatto che vengano pagati, diciamo così, ecco, questo così lo dico io, non se ne parla più. Adesso, lì bisognerebbe farci l'idea, non lo dico tanto in relazione all'ospedale, perché non so quanto c'è, forse non so neanche tanto, forse un po' sì. Cioè, bisogna farci un'idea di cosa vogliamo fare, e dal punto di vista delle risorse regionali e del contesto nazionale, cioè per le conseguenze che la decisione che sta può avere tanto per quanto per. Perché dico il titolo, poi ce l'ho guardato già un po' ieri, insomma, nel senso che se non andasse a buon fine, bisognerebbe capire se questa città potesse non perdere tanto le une quanto le altre, insomma, no? Chiaro? Quindi fate un ennesimo passaggio, magari con Fitz, magari con Milena, eccetera. Tanto che si volte ormai da poche settimane, secondo me, non indugio l'ottimismo superato. Comunque, io ieri con Renzi l'ho un po' impostato questo ragionamento qui, diciamo, nel senso che una città che si è configurata come una città forte nel settore tecnologico, diciamo, e che avrebbe interesse a qualificarsi ulteriormente in questa direzione, anche per riferirsi sui lunghi, la medicina, tutto. Siamo capiti, insomma. Dopodiché, non tanto per il discorso ospedale, che qua ci posso entrare in modo abbastanza attivo, quanto per il discorso più complessivo del mantenimento di stesse risorse, tieni presente, dobbiamo rispondere anche a Invitalia. Prendete contatto e poi ci dice. Vai. Allora, partirei da Della Bombrini per dire che la configurazione ipotizzata tiene conto di un vincolo, cioè nella brochure, sto illustrando questa immagine. L'ipotesi, diciamo, avanzata è quella che tiene in considerazione una previsione che non è vincolante in atti, ma è, come dire, vincolante in intenzioni, di preservare un parco pubblico nella proiezione di Villa Bombrini. Di conseguenza, questa ipotesi, se confermata, di fatto obbliga, come dire, a utilizzare per la fase di edificazione evidentemente la parte adiacente al molto al avanti, per capirci. Sì, sì, sì.
Ecco, i vincoli per diciamo, fare questo schema, che ovviamente è uno schema grafico, non ha nessuna valenza diciamo, architettonica, progettuale architettonica, si basano su questo vincolo del mantenimento del parco in proiezione a Villa Bombrini e seconda cosa il vincolo dovuto alla vicinanza con l'aeroporto di non dover superare una determinata quota. Un altro vincolo diciamo di carattere di tipo della sovrintendenza di comunque generare un edificio non particolarmente incombente sulla villa. L'edificio è articolato diciamo come una sommatoria di rettangoli, ora banalizzo, per il motivo che in questa fase di prefattibilità evidentemente abbiamo studiato delle soluzioni modulari con un modulo da circa 1100 metri quadrati che permetta di essere diciamo versatile sul profilo delle funzioni. Un modulo di questo tipo può essere pensato sia per le esigenze, esattamente, cioè la maglia dei pilastri e il modulo da 1100 fondamentalmente consentirà anche in un futuro, volendo riconvertire come dire l'ospedale ad altre funzioni, il cambiamento di funzioni. Ma dico, sotto c'è una base di comunicazione. Assolutamente, sì sì. Nelle pagine successive abbiamo rappresentato le sezioni che devono essere intese come ingombri massimi. Lo dico perché una delle variabili su cui il confronto necessario col comune dovrà porre l'accento sarà il numero dei parcheggi, perché il numero dei parcheggi legati a ogni ospedale ha un'influenza dal punto di vista costruttivo, urbanistico, in termini di costi, ma ovviamente anche una questione di politica strategica della mobilità. Quindi in questo momento nei disegni a titolo come dire, accademico abbiamo messo gli ingombri massimi, non intendendo che dovessero essere i parcheggi previsti all'ospedale. L'abbiamo messo sotto il parco? L'abbiamo messo sotto il parco, ovviamente per garantire sopra la funzione a verde, e il numero andrà calibrato in relazione al fatto che questo sito ha una ottima accessibilità, nel senso che è accessibile da via Cornigliano, dalla strada mare, dalla viabilità di sponda destra, è previsto lo spostamento della stazione di Cornigliano da piazza Savio a via San Giovanni d'Acri. E quindi era a quanti metri dall'ospedale? Cioè 200 metri al massimo. Ecco, nella sezione infatti nel particolare si vede che utilizzando il viadotto ferroviario che è stato dismesso per realizzare il raddoppio, di fatto con una passerella si potrebbe raggiungere diciamo pedonalmente da questo punto. Intorno agli spazi che sono rappresentati sono quelli evidentemente per le funzioni logistiche, perché un ospedale ha bisogno di avere diversificazione di accessi per i diversi flussi. Nella sezione si vede come dire, l'ipotesi di rapporto fra il nuovo edificio e Villa Bombrini, che fondamentalmente è paragonabile. Dovendo rimanere a quota bassa per il problema dell'aeroporto di Villa Bombrini, in sostanza questa è un'ipotesi che prevede 5 livelli fuori terra e una superficie da costruire per le funzioni sanitarie di circa 65.000 metri quadrati. Che ovviamente sono dati che sono, questo è un dato che è invariante con la soluzione di Erzelli. Parliamo di un ospedale a 500 posti letto con riferimento al ricalcolo dei posti letto regionale che viene posto all'attenzione diciamo, della Giunta da parte del gruppo di lavoro che ha nominato l'assessore Montaldo per adeguare i posti letto della Regione Liguria agli standard nazionali. Questo per spiegare perché Villa Bombrini ha uno scenario solo, perché di fatto questi due vincoli come erano bloccati il layout. Ma il giudizio vostro è che ci starebbe. Naturalmente scoprendo. Allora, quali sono i fattori da considerare? I fattori da considerare sono questi. Ovviamente scoprendo ci sono circa 7.000 metri quadrati di aree produttive da acquisire. L'altro fattore da considerare è che le caratteristiche ambientali del sito, che ha in generale terreni conformi per i siti industriali, comporterebbe in caso di scavo una gestione più onerosa che un sito diciamo, con i terreni conformi agli standard residenziali. Quindi abbiamo, diciamo, se voglio chiamare i costi specifici del sito, le variabili sono l'acquisizione delle aree private. Sarebbero quelle arancioni. Sì, esatto. Invece quella verdolina cos'è? È un'area del comune. Facciamo questo. Prego. E quella rosa che è comunque CGL. Questo è un parcheggio di ACGL. Espropriamo CGL. Beh, in questo momento nel layout non è ipotizzata la rimozione del parcheggio.
Ecco, quindi i fattori tipizzanti sono questi. Quindi diciamo che l'80%, forse abbondante, è roba nostra, nostra, insomma. Ci sta per conigliare, sì. E poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 tipi comunali, CGL e poi altri. Non è norma, insomma, no? Sì. Ecco, il discorso dei parcheggi, allora diciamo che gli standard dei parcheggi sono un tema da discutere molto seriamente, perché è proprio anche un tema di politica del trasporto. Diciamo che... Decidiamo subito, scusate un attimo. Scusi, dottoressa, o ne parliamo subito o aspetto un minuto, no? Se non può aspettare, no, se non può aspettare, dica subito. No, no, lo vogliamo tutti insieme, no? È evidente che questa comporterà la questione ambientale, no? Tra un minuto la facciamo. No, no, capito? Ma se mentre discutiamo, lei fa le stesse cose con altre persone, diciamo. Via. Ecco, dicevo che sul tema dei parcheggi c'è un tema anche proprio di politica del numero dei parcheggi. E in questo momento i disegni possono, cioè le geometrie consentono anche 600-700 posti auto e ovviamente bisognerà decidere se andare con questo numero massimo oppure se rimanere su numeri più bassi. Questa è una scelta, una di quelle scelte strategiche di carattere urbanistico e trasportistico. Allora, questioni ambientali a parte, adesso vediamo, mi pare di capire che questa sia molto facilmente accessibile. Certo, è un nodo idraulico molto significativo, quindi diciamo dal punto di vista del traffico, luminosità, eccetera. I parcheggi si possono ottenere, vanno fatti tutti in struttura e in sottosuolo, sì. E quindi c'è uno scavo, forse non ci sono neanche grandissime opere fondazionali, perché sai comunque un scavo libero. Insomma. E il rapporto con le aree private è abbastanza contenuto. Così? Esatto. Su quello avete finito? Sì, devo sapere se dobbiamo commentare. No, se avete finito voi. Sì. Vogliamo vedere subito gli aspetti ambientali, prego. Prego, se ci sono. Voleva parlare, dottoressa, no? Sì, ma sono con un aspetti ambientali. Cazzo tua mano. Sì, allora, io ho una diciamo, prima andiamo avanti. Però, diciamo così, sull'organizzazione acustica è una classe 5 e in ospedale è una classe 1. Quindi riuscire a fare in modo di passare da una classe 5 a una classe 1 è estremamente difficile. Certo che ci sono gli interventi passivi, ma anche con gli interventi passivi bisogna comunque tenere presente che ogni classe che si scala ci deve essere come dire, una sorta di zona di comunicazione. Si fermi qui, ma l'unico dubbio, insomma, l'unica cosa che lei ci segnala è questa acustica. La seconda era il fatto che, essendo una zona utilizzata come un industriale, pure come il cacciare il collega, essendo stata fatta la bonifica, qualsiasi scavo comporterà poi la necessità di un bambino di carica. Quindi diciamo che dei fatti interi. Cioè sia gli scavi per i parcheggi eventuali sotto il viale di Villa Bombrini, sia gli scavi per fare il bunker, la radiologia. Cioè comportano diciamo oneri di scarica diversi perché non sono terreni da scavo normali, ma sono. Esatto, sono terreni conformi a standard industriali. Il costo è variabile a seconda delle circostanze, se ci fosse da fare un riempimento in porta che accettasse la tipologia di materiali sarebbe un problema quasi nullo. Dipende, diciamo, nel momento in cui viene fatto qual è anche come dire, lo scenario complessivo della disponibilità di siti e il mercato disponibile ad accettarli. Quindi oggi diciamo, è sbagliato porlo come un problema irrisolubile ed è sbagliato sottovalutarlo e considerarlo un tema irrisorio.
sviluppato come un problema economico. Esatto. Noi adesso, come dire, sulla base delle nostre esperienze... Cioè, in altre parole, quello che va fatto lì dipende da quello che ci fai, in questo caso lo sappiamo, ospedale, partiglia, eccetera. Ma il costo dipenderà molto anche da dove lo andiamo a mettere. Se noi abbiamo fatto un costo che questo fattore ambientale potesse costare tra i 4 e i 5 milioni di euro, in prima battuta sulla base della nostra esperienza, quindi molto poco. Su un monte complessivo... Di 200 o un po' meno, 200. Noi adesso in questo momento diciamo una forchetta tra 200 e 250, perché dobbiamo capire tutte le opere anche di mitigazione, questo profilo ambientale... Forse così sarebbe quasi rilevante questo secondo aspetto. È chiaro che c'è un procedimento ambientale che conosciamo molto bene dietro ai nervini, poi da affrontare un percorso con analisi di rischio. Sembra diciamo quasi più difficile il tema acustico con lo smaltimento, detta come la vita adesso. Io non mi ricordo più dove abbiamo la falda. Sì, abbiamo la falda ravvicinata, ma ovviamente si fanno i parcheggi anche in sottofalda e hanno un costo maggiore. Sì, vabbè, ma questo è ovvio. La stazione ferroviaria arriva prima di noi, arriva sicuramente. La stazione è fermata, arriverà detto nel 17, non ci hanno detto. 17 ci hanno detto, no? Trasportisti. Vabbè, però. Comunque arriva prima l'ospedale, arriva insomma, sicuramente. Fermata, insomma, non credo. Hai cose da aggiungere, Claude? No. Passiamo all'altro? Ma io sono allora, sviscerato. Ma... Allora, con ipotesi Ergenni partiamo dal ricordare a tutti qual è la situazione attuale in termini di SAU vigente e di proprietà delle aree, nel senso che abbiamo un perimetro blu che è il SAU dell'operazione Erzelli, in cui c'è interclusa un'area di circa 25.000 metri quadrati, che è l'area del demanio già destinata a passare in disponibilità della regione, quindi è un'area pubblica. La dottoressa può fare un po' di copia del decreto, come si chiama, Concordia? Penso che ai giornalisti il numero interessi molto relativamente. No, aspetta, lo diamo, magari lo spiegate anche, perché non sono capace a spiegarlo. Mi sta chiedendo cose che io non so spiegare. La spiega lei, va bene. Un po' di copia, una decina di copie. Via. C'è un'area interclusa di proprietà del demanio già destinata a diventare proprietà della regione, quindi un'area pubblica in ogni caso, e c'è un'area di proprietà già della regione di circa 25.000 metri quadrati sul declivio della collina. Allora, in questa... guardiamo questa pagina qui noi, sì. Stiamo guardando sì, su approvato. Su approvato, quello su SAU approvato. Su SAU, sì, scusa. Diciamo, nell'individuare le soluzioni possibili, la strada maestra è stata quella di massimizzare ovviamente l'utilizzo di aree pubbliche, con un ulteriore vincolo importante, cioè la presenza del forte Erzelli, che è disegnato, forse non si vede benissimo, ma in questa posizione, dove ci sono dei resti di un forte della fine dell'Ottocento in cattivissime condizioni, diciamo, di conservazione. Ci farebbero, diciamo, smantellare o no? Non lo sappiamo, però la sovrintendenza ci ha chiesto, nel caso in cui diciamo, fosse di nostro interesse eseguire degli interventi, di fare un'analisi archeologica molto approfondita, che in questa fase, in attesa del dibattito, abbiamo d'accordo. Allora, per motivi orografici ci siamo concentrati nell'area, quindi fra il... Allora, abbiamo fatto tre ipotesi, diciamo. Una, nell'ipotesi in cui la sovrintendenza, come dire, prendesse atto di una mancanza di consistenza e rivedesse il vincolo sull'immobile, sul manufatto, diciamo, del forte, quindi fosse possibile massimizzare l'utilizzo delle aree pubbliche collocando l'ospedale proprio, diciamo, nella zona attualmente demaniale. Evidentemente è la soluzione. Quale sarebbe? Quella lì del forte, diciamo. Quella che è sopra l'area demaniale. Secondo te c'è scritto, perfetto, ho visto.
Ecco, questa è una soluzione, come dire, che per il momento è più difficile perorare, perché evidentemente bisognerà per forza confrontarci con la soprintendenza, per, fornendo alla soprintendenza i necessari strumenti per arrivare... Partendo dall'ultima. Sta parlando di quella con scrittoio Petrolio del Demagno, giusto? Esatto, quella che massimizza l'utilizzo, diciamo, delle aree pubbliche. Che coinvolgerebbe anche le nostre aree o no, questa ipotesi? Questa ipotesi sì, come accessibilità e eventualmente zone, diciamo, di servizio. E l'ultima, se vai avanti. Seconda proposta progettuale. Seconda proposta. Ok, quindi in sostanza il disegno è semplicemente una, come dire, una verifica di compatibilità di un volume, ma non rappresenta in realtà una, ecco, diciamo, ancora lì e dietro c'è la... Capito, capito. Ecco, vabbè, in questa ipotesi qui il vincolo è forte. È forte, e sembrerebbe un altro vincolo che abbiamo voluto mantenere è l'ipotesi del collegamento della funivia con la stazione ferroviaria di Ugelli. Quindi in questo caso sarebbe comunque compatibile per poter raggiungere, diciamo, l'intero insediamento. La pagina successiva si vede bene, perché l'ospedale è questo rettangolo che sta a cavallo del forte, sì, quindi sì, lo ingloba con le valori. Sì, nell'ipotesi se lo lasciano utilizzare. Esatto. Invece abbiamo formulato... E quel tartino io la funicolare, suppongo. Sì, c'è un tratteggio. Tratteggio, volevo dire. Le altre due ipotesi sono quelle che, allora, partiamo da quella che è rappresentata con l'ipotesi 1. Cioè, torniamo indietro. Ecco, l'ipotesi 1 è quella che cerca di non occupare le aree interessate dal manufatto storico e cerca di massimizzare la continuità dell'area verde. È quella che da un punto di vista, come dire, urbanistico sembrava conciliare tutte le esigenze, ma è la soluzione che invece implica la maggiore occupazione di aree private adiacenti, che sono ovviamente le aree di GHT. Quindi in questo caso noi avremmo l'area del sedime dell'ospedale e delle pertinenze strettamente legate. Cosa vogliamo dire tra diversi colori, per curiosità? Cioè giallo, verde, azzurro? Ah, è questo. Allora, ho capito. Demagno c'è scritto, chiedo scusa. Sono due settori di GHT. Sono due settori di GHT. Il GHT in giallo sono... Basta, chiaro, c'è scritto, non l'avevo visto, chiedo scusa. Infatti se uno confronta, diciamo, questa perimetria con il SAO attuale, vede che questa ipotesi prevede un lieve spostamento della rotatoria di arrivo di GHT rispetto a quella attuale. Da un punto di vista urbanistico queste due ipotesi sono abbastanza simili, uno sul privato, uno sul pubblico, no, sono molto vicine, sono adiacenti. Certo. Esatto, e in questo caso evidentemente sarebbe da rivedere anche l'ipotesi iniziale del SAO con riferimento all'ipotesi di insediamenti produttivi o residenziali di GHT. Abbiamo formulato anche una terza ipotesi. Chiedo scusa però, si andrebbe comunque... sulle aree verdi di GHT, in parte anche gialle. Sì, si sconfina sull'area edificabile solo per quel pezzetto, esatto, di 2000 metri che riguarda, 2500 metri che riguarda. E in quel caso il verde andrebbe fatto dove c'è il demanio. Sì. Sì, si recupera. Abbiamo formulato una terza ipotesi che è quella più avanti, cerca, più avanti, suppongo. Sì, che cerca di, con una geometria più articolata, dovuta al fatto che si cerca di mantenere in essere il manufatto storico e di conservare, e cioè di non occupare quasi le aree private, che è una soluzione sulla quale bisogna riflettere molto bene, perché va approfondita sotto il profilo delle accessibilità. È chiaro che essendoci un SAO vigente, essendoci dei parametri urbanistici determinati e l'inserimento dell'ospedale, introducendo superfici urbanistiche nuove e introducendo anche, diciamo, accessibilità nuove,
è evidente che qui il confronto col comune dovrà essere mirato a una rivisitazione complessiva sotto il profilo urbanistico. La terza ipotesi è quella figura geometrica strana, diciamo sì. Azzurra e verde, non ho capito mai cosa vuol dire azzurro e verde, Demagno e GHT. Diciamo che non va per niente a interessare aree produttive. Aree, diciamo che sono costruite da Giacattino. Sì, aree sì. Verdi sì. Sì, sì. Quella che cerca di stare in sì, mezzo. Sì, costruito, sono indice di costruito. Capito. E anche in questi posti dovresti poi usare l'area del Demagno per fare polmone verde. Insomma, per compensare quello che si perde. E in questo caso si sposta anche la caserma dei Carabinieri. Sì, sì, diciamo che forse graficamente in un caso si è dimenticato di segnarla, ma la caserma dei Carabinieri va spostata sempre. Avrebbe spostata sempre. E ovviamente c'è sempre la compatibilità con la funivia. Assolutamente. La parte finale si vuole, la devo lasciare. Sì, certo. Va bene. Ecco, in questo caso, avendo a disposizione in generale un sedime minore, l'edificio per la parte sanitaria, che è sempre di circa 75 metri quadrati, dovrà sviluppare su 6 livelli. E abbiamo rappresentato nelle sezioni, anche in questo caso, dal punto di vista costruttivo, l'ipotesi di parcheggi, che come nel caso di Villa Lombrini, andranno valutati. Quindi abbiamo messo delle geometrie che rappresentano dei dimensionamenti massimi in relazione alla situazione dei luoghi. Non è detto che poi debbano essere perseguiti questi dimensionamenti massimi. È interessante, in questa ultima rappresentazione si vede bene il rapporto delle altezze con quello che c'è già dietro, o che ci preverà dietro, quindi siamo effettivamente una situazione dal punto di vista della prospettiva molto poco. Siamo in linea con Enzo Piano, abbastanza in linea con Enzo Piano. Forse basterebbe ancora. Poi sai, comunque chi poi farà i progetti si può sbizzarrire a trovare soluzioni. Io, se fossi un progettista, l'idea di mettere il pile forte lì dentro salterebbe. Tanto così non lo guarda mai nessuno, se ce l'hai. Insomma, ci fai due battute sui costi? Sì, allora noi abbiamo valutato i costi ovviamente in maniera un po' ampia, perché siamo addirittura in fase di prefattibilità, e quindi stimiamo in generale che si debba avere l'idea di un fronte di investimento tra i 200 e i 250 milioni di euro, con queste intese come un tetto massimo, che quindi può andarsi a ridurre se si riducono i parcheggi, può andarsi a ridurre se si riduce la superficie privata da acquisire e altro. E secondo voi patente minimo cos'è? 150? 200. Ah, 200. Quindi è dentro quella forchetta che si sta. Sì. Peso, macchina, tutto. E applicando uno schema Galliera, diciamo, è una parte che venga dall'efficientamento del sistema, una parte che venga dalla alienazione, semmai il mercato immobiliare partirà, una parte che venga, diciamo, dal finanziamento pubblico, ESA piuttosto che PSC, staremo anche su numeri giganteschi. Lorenzo, la questione dei fondi europei com'è? Sempre ferma? Ancora tutto fermo. In questa partita sono tutti a tutti mezzo. Sì, sì, ma io considero di sbloccarli insieme la partita, no? Penso di sì. Ma sarebbe bello finire l'anno avendo scelto il luogo e dicendo quanti soldi possiamo mettere. In parallelo sta andando avanti anche uno studio che fa Fins sulla valorizzazione dei siti dismettibili, però diciamo abbiamo che sarebbero Sesti e San Pedro in questo caso, mentre invece Ponte Decimo è il Ponte Decimo resta casa salutare. Se vogliamo adesso possiamo dare un'occhiata, vedere un attimo il Galliera, magari ce lo illustri tu. Come sempre, ma tu non finisci mai una riunione con noi, no, siamo molto adorati però. Risponde anche. Ma certo, poi parliamo male di te.
Mettiti al posto di Barbagallo, vai. Allora, dal punto di vista, diciamo, della tempistica, mentre tirate fuori il foglio, quindi oggi qui, prima partita, lunedì in comune. Lunedì in comune e in poi maggioranza, maggioranza che è stata spostata ad essere martedì, adesso ci vorremo di una settimana per arrivare. E poi qua. E poi qua, quindi se non il 16, il 23, insomma, beh, facilmente. Il 23 sarà difficile. 22. Ma dico 23, appunto. Vabbè, insomma, abbiamo... Entro il mese, via. Entro il mese la chiudiamo. Il Galliera ha riavviato la procedura di rivisitazione del progetto dell'ospedale, come sapete, come noto, a seguito della sentenza positiva favorevole per la Galliera del Consiglio di Stato che si era opposto alla sentenza del TAR in merito alla variante urbanistica, questa a dicembre del 2010, dello scorso anno, e ha riavviato la procedura a gennaio, rivisitando il progetto e adeguando i nuovi standard dei posti letto che nel frattempo si sono il Ministero della Salute ha individuato, e quindi ha proposto una nuova ipotesi che di fatto va a variare in modo volumetrico il progetto preliminare già approvato in conferenza di servizi, con l'eliminazione dell'ultimo piano e fuori terra e del primo piano seminterrato. Questo comporta quindi una riduzione di 173 posti letto, che passerebbero quindi a circa 400, una riduzione anche dei volumi del 33% per quanto riguarda quelli fuori terra e degli scavi un minor volume del 48%. Chiaramente con una riduzione della spesa che passerebbe a 135 milioni di euro, di cui una parte, circa 50, sono coperti da finanziamento pubblico, altri 50 con l'alienazione di immobili come la Galliera e circa 30-32 con una contrazione di mutuo. Questa soluzione però prevede l'utilizzo di alcuni padiglioni storici dove collocare alcuni servizi, laboratori, anatomia patologica, servizi strutturali, farmacia, sterilizzazione. Non degenze. Questo prevede chiaramente un costo relativo alla ristrutturazione di questi padiglioni, che sono di B3, B4, B5 e B6. Hanno aggiunto questi costi. Che aggiunto, sì, cioè, però è un intervento che viene fatto successivamente, hanno dichiarato fondi di bilancio. Loro hanno riapprovato questa variazione che ha studio di fattibilità, quindi sono pronti a partire col progetto, con la progettazione. Il finanziamento diciamo, regionale è mantenuto, fa parte del programma articolo 71, sono 42 mi pare, 42 milioni, 42 poi ce milioni. Ne sono 9 che sono quelli che, degli immobili che abbiamo venduto noi per loro. Loro immobili che abbiamo venduto noi nella prima partita. Questa soluzione ha un minore impatto ambientale, per cui insomma andrebbe anche incontro a quelle che non esistono dei cittadini della zona che si erano opposti a questi volumi che consideravano un sistema. E nel contempo riduce la spesa. Chiaramente, soprattutto per la parte del piano seminterrato che è molto oneroso per quanto riguarda gli scavi. Direi che... Vorrei solo richiamare l'attenzione sul fatto che tre dei pettini vengono dedicati a un centro studi dell'invecchiamento che quindi si connette con la vocazione che tanto la vocazione generalista, ma in particolare sono la specializza sulla geriatria. Con queste, a monte di questo, di queste due proposte, c'è stato uno studio dell'agenzia che conferma la presenza di ospedali in prospettiva di San Martino Galliera, Ponente e Oltri, con questi dimensionamenti che abbiamo visto.
quindi sostanzialmente una conferma dei 1300 di San Martino posti e 400-500 in più circa 200 più o meno nel 200, e questo sarà il disegno ospedaliero della città. Bene, la nostra croce, la nostra benizia. Ci sono interventi, richieste di chiarimento, qui sostanzialmente è un passaggio comune. Ecco, noi dobbiamo ancora, pensiamo di aver trovato la soluzione per il mondo. Per? Il mondo. È a posto, è a posto. Non è ancora del tutto a posto, però sono ottimista, ma infatti c'è ancora... due passaggi. Da quella lì, però cerchiamo di scioglierlo prima che si può, perché siccome è di rimente, diciamo, che facciamo, siccome sarà anche una discussione politica abbastanza complicata, prima decidiamo cosa sta, meglio è. Bene. Ma che cos'è in discussione? Il fatto che i paesi sono due, coloro lo possono fare, uno che non possiamo autorizzare, uno se dipende da noi autorizzarlo o meno. No, dobbiamo mettere allineare il tema dell'autonomia e i temi dell'autonomia, perché loro vogliono di costruzione di disavanzo, noi abbiamo tutti di mutualità, è un tema complicato, ci stiamo lavorando. Credo che non abbiamo ancora l'ok, ma ci stiamo chiedendo un po' di parere. Allora, io assumendo, qui c'è un aspetto, diciamo, che riguarda il bilancio giuridico-finanziario, poi c'è un aspetto più politico, che e poi anche qui ci sarà un discorso, quando vedi il comune parlare anche di questo. Allora, il giorno che c'è anche questo punto. Sì, parliamo anche di questo. Perché il Comune sostanzialmente non ha difeso l'atto della giunta precedente al Consiglio di Stato, no? Giusto? No. Per questo punto è ripristinato. Sì, sì, però voglio dire, è stata una scelta politica molto significativa, non difende quella. Adesso poi il Consiglio di Stato, nonostante il fatto che chi ha presentato l'atto non l'abbia difeso, l'ha ripristinato la situazione, diciamo, precedente, e quindi bisogna capire se il Comune a questo punto dice, vabbè, cosa ha fatto a capo A, si va avanti, oppure se dice, no, un momento, no. Per scegliere, penso che ci saranno altre impugnative. Sono stati già contatti diretti fra il Galliera e il Comune. No, per scegliere il fatto che il Comitato penso che fare il nuovo atto, penso, no. Io spero, no, perché mi pare che sia una cosa che fa venire meno alcuni degli elementi di contrasto, però. Adesso, diciamo che c'è un convitato di pietra che non c'è, che non potete, che è Matteo, però è il motivo per cui faremo questa presentazione oggi e poi discuteremo altre. Ci sono ancora cose? Allora, ripeto quello che ho detto prima, Pippo, è chiaro che la vicenda del Zelli non ha un legame sostanziale con l'ospedale, insomma. Uno potrebbe dire che l'università, se presente, potrebbe anche favorire alcune collaborazioni scientifiche, ma insomma. Tuttavia è evidente che noi avremo convenienza a chiudere queste partite un po' nel complesso, no? Quindi c'è un tema fondi europei, fondi FSC che sta seguendo, diciamo, più Enzo, nel senso che in entrambi i casi parliamo di cui si occupa Enzo, Pfizer, FSC, nel senso che chiaramente qui i fondi che possiamo mettere, ma mi pare che tu dica FSC e basta, giusto? Sì. Che la, no, il Pfizer non contempla queste, questo tipo di studi, ma diciamo che per noi è indifferente, insomma, è molto importante capire se uno o se l'altro. E l'importante è che la somma faccia totale. Esatto. Non ci sono dubbi che in totale sia coperto dalla somma. Vabbè, dai. E quella parità lì, comunque, è una parità che entro l'anno
Sì. No. Entrando si chiude, nel senso che si aveva chiesto di fare i piani, no? Il piano operativo del FES, noi entro luglio dovremo farlo. L'FSC manca ancora adesso di parte del quota, però alcune indicazioni generali ci sono, secondo me noi nel giro di è ragionevole che noi lasciamo, come dire, finiamo la legislatura, tanto più se fosse maggio, dicendo la nostra programmazione finanziaria di fondi FSC e FES per l'ospedale, diciamo, del Ponente, o non c'è niente, oppure mi auguro c'è una cifra pari a... E va bene, quella urbanistica la rete col comune, poi discutete anche in maggioranza di diversi aspetti, e infine c'è questa questione, perché vi chiedevo di riprendere un altro con l'università, dopo il famoso parere d'autority, nel senso che, e ne accennavo ieri a Renzi, mi piacerebbe provare ad organizzare con un governo un ragionamento del tipo: tutti vogliamo che l'università vada. Se l'università non dovesse andare, a parte l'FSC, diciamo, 7-13 che rimane in capo a noi, pensiamo di poter organizzare un ragionamento con il governo per cui, come dire, ridestineremmo eventualmente queste risorse ad alto o no? No? Questo è il tema. Ma il conto capitale sanitario è difficile sperarci. Penso di sì. Perché noi abbiamo... Io non credo tanto. La previsione che noi per coprire, per colmare i tagli che sommano l'ex Renzi, che per le regioni sono 1,60 miliardi nel 2014, e poi 500 milioni strutturali, cioè tolto dal fatto di stabilità fino all'obiettivo di fatto, che non potremo ottenere. Alla fine ricadremo sulla sanità e sul futuro fondo coesione. Io non so cosa sia fondo coesione. L'idea che ieri veniva avanti era: il governo ha bisogno di 1,60 miliardi, 500 sono di fatto e quindi non potremo più spenderli, 560 erano della finanziaria. Dove li prendiamo noi i 560 che sono già destinati? Ci sono i soldi da Rambaudi, delle paritarie, i 300 milioni degli autobus che vanno a colmare i 560. Allora, l'idea è quella di ribaltare una quota, circa metà, sul fondo coesione 14-20. Cioè noi diciamo, ti prendi... dividiamo con lo Stato, cioè FSC, sì. Che non si fanno più investimenti, cioè si recuperano gli investimenti, se no si riducono i servizi, cioè sì, sì, ho capito. La tentativa è di dire che vediamo così, sì, abbiamo già destinato i 200.000 del paritaria, hanno riparto delle regioni e riparto del paritaria. Comunque io vorrei qui di fronte a tutti dire una cosa, che se noi i 500 milioni adesso del regione a statuto ordinario, che per noi potrebbero essere 15. Questi se il riparto viene fatto con i criteri analoghi all'anno scorso, questi la sanità se li assorbe da tutti, perché e li assorbiamo con gli acquisti, poi l'acquisto di beni e servizi. Pensiamo su questo. Se poi l'anno scorso abbiamo partecipato al riequilibrio con 68 milioni, e quest'anno fosse zero, allora siamo in una situazione. Stiamo cercando di sciogliere un nodo che è, essendo i 500 sul patto di stabilità ed essendo la sanità fuori patto, io gli porto il risparmio e poi non devo spendere 16 milioni. In quel caso si riduce il fondo sanitario, in quel caso si riduce a monte il trasferimento del fondo sanitario, e se ne stanno col patto. Vabbè ragazzi, parlatevi un po' voi due per il momento, poi ci dite un po'. No, però io dico... Cioè, 31 maggio la data, no?
dobbiamo presidiare bene, mercoledì c'è la conferenza straordinaria sul patto e si parlerà anche di riparo. Noi dobbiamo, e chi ci va? Dobbiamo presiedere e presidiare. Tutto, mercoledì è il giorno romano, proprio. È tutto mercoledì pomeriggio, quella cosa. Cominciamo a mezzogiorno a esaurimento. Quindi, voi due fate la conferenza? Ci sei. Io no, io la conferenza la io stavo in Milano, mi incontro un direttore che fanno che tu fai la parte del solo già incolato alla seggio. Tu fai questo e lei e le Pippo fanno la parte, diciamo. C'è la discussione sulle pregiudiziali della campagna, però se ci andiamo a lavorare. Va bene, dai. Sì, è complicato, ma andiamo avanti. Allora, chi viene con me di là? Dunque, Berlangesi, giusto? Il commission? Sì, si sta poco, non quanto vuoi. Il commission, vabbè, Bucci.